Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Carissimi, buona domenica a tutti voi. Celebriamo la sesta domenica di Pasqua. Condivido con voi il commento al Vangelo che abbiamo appena ascoltato dalle parole di Papa Francesco. Ma questo è un assegno in bianco. Tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo concedo. Dio è l'amico, l'alleato, lo sposo. Nella preghiera si può stabilire un rapporto di confidenza con Lui, tant'è vero che nel Padre nostro Gesù ci ha insegnato a rivolgergli una serie di domande. A Dio possiamo chiedere tutto, tutto, spiegare tutto, raccontare tutto. Non importa se nella relazione con Dio ci sentiamo in difetto, non siamo bravi amici, non siamo figli riconoscenti, non siamo sposi fedeli. Egli continua a volerci bene. È ciò che Gesù dimostra definitivamente nell'ultima cena, quando dice: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi. In quel gesto Gesù anticipa nel cenacolo il mistero della croce. Dio è alleato fedele. Se gli uomini smettono di amare, Lui però continua a voler bene, anche se l'amore lo conduce al Calvario. Dio è sempre vicino, alla porta del nostro cuore, e aspetta che gli apriamo. Vi auguro una buona e santa domenica. Dio vi benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.